Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog Tutor Italia. Oggi eseguiremo la prima parte del volo da Pisa a Reggio Calabria a bordo del Boeing 737-300 di XEG. Saremo a bordo. Ed eccoci ragazzi a bordo del Boeing 737 Classic o 300 che dir si voglia, targato XEG. Come vi ho detto appunto anche dal titolo, eseguiremo appunto il viaggio che ci porterà da Pisa, aeroporto in cui ci troviamo, direttamente fino a Reggio Calabria. E ho preparato per voi un po' di cose interessanti. Innanzitutto vediamo dove ci troviamo. Ci troviamo direttamente sull'apron al punto che vediamo qua essere il punto 21 o 22 e dovremo andare alla pista 22L. E poi vi posso dire che eseguiremo una SID fatta in questo modo. Praticamente andremo con prua 215 fino a 4 a distanza di 4 miglia nautiche da Pisa, che ha una frequenza 112.10. Dopodiché a 4 miglia faremo una virata di 330 gradi per andare al punto, scusate, 285 gradi per andare al punto Betten e quindi eseguiremo la Betten 7 Charlie. Quindi rientriamo a bordo del Boeing 737, eccoci qua, e cominciamo a accendere le luci per eseguire il taxi. E voilà, vediamo se abbiamo fatto tutto. Ok, quindi cosa importante che stavo per dimenticarmi, allora non si fa così ma si fa in questo modo: nel pedestal inseriremo direttamente il punto Pisa, che è 112, anzi andiamo da questa parte che facciamo prima, 112 e 10, eccolo qua. Quindi andiamo a vedere il nostro IFR, eccolo qua, vediamo che siamo a distanza di 1,2 miglia dal punto PIS e quindi quando saremo al punto a 4 miglia da Pisa ovviamente eseguiremo questa manovra. Dopodiché andiamo anche nell'MCP. Io ho già inserito la leading della pista, che è 215, e ho inserito anche un'altitudine di 6.000 piedi, che è quella che ci permetterà appunto di avere il tempo di passare alla transition altitude. Ma cominciamo a muoverci direttamente, e quindi togliamo i freni e cominciamo quindi a muovere verso la pista che abbiamo detto essere la pista 22L left. Ovviamente le virate sono molto strette. Io faccio la vista direttamente dall'interno perché è più realistica, mi piace di più. Eccolo là, il punto dove dobbiamo andare. L'aereo l'ho già settato tutto precedentemente, quindi se vedete l'altro tutorial, che casomai metto anche il link, potete insomma rivederlo con tutta la vostra tranquillità. Così si vede molto meglio dove stiamo andando. Mi piacerebbe fare una volta anche un bel volo insieme a voi direttamente sui VAO, in modo che sentiate anche un po' di frasi tecniche con la torre. Però bisogna sempre vedere di organizzarlo, perché bisogna assolutamente trovare tutta la copertura radar.
Ma si può fare, si può fare. Eccoci qua, siamo alla runway 22R, la 22L è quella di fianco. Pisa si parte sempre dalla 22L. Eccoci qua, all'holding point. Adesso non facciamo altro che accendere il nostro squawk. Accendere anche un po' i waypoint, il weather, e poi andiamo direttamente qui in questo modo. Dovrebbe accendersi tutto e infine vediamo le ah, sbagliato, scusate, vediamole bene. Quindi accendiamo quelle che sono le strobe. Logo potremmo anche tenerlo spento, ma soprattutto accendiamo le landing light. Bene, siamo pronti a muovere. Vista sempre all'interno. Entriamo in pista. Devo dire che questo aereo mi piace veramente tanto, ragazzi, un po' perché è vintage e sapete che io sono un po' vintage proprio dentro, sempre stato, come dice sempre il mio amico Ettore, anche lui pilota di X-Plane. Non ho mai conosciuto uno vintage così come te, mi ha detto, quindi e va bene, eccoci qua, ci allineiamo alla pista, un pochino troppo l'ho fatto, piano piano Lorenzo. Ok. Eccoci qua, colpo di freni, diamo un'occhiata che tutto sia a posto, qui tutto a posto, qui tutto a posto, non sono a posto i flap, signori, vedete? L'avevo completamente dimenticati perché non ho seguito la checklist, cosa che non bisogna mai fare. Vediamo un po' di attendere, ecco qua. Su che arrivano a 5. Flap estesi. Li vediamo anche qui, i flap. Molto bene, entriamo all'interno. E io direi proprio che è il momento di lanciarci, eh? Facciamo come fanno i piloti veri, quindi schiacciamo questo tastino. Pronti? Adesso sì che il rumore è giusto, via i freni. Mettiamo l'autotrotto così come si trova anche nella realtà, rumore tipico del decollo del Boeing. Mi piace troppo questo rumore qua, perché è proprio così. In volo signori, siamo in volo sui carrelli. Allora, vi ho detto 4 miglia da Pisa, eh? 4 miglia da Pisa. Cominciamo a mettere la lateral navigation, autopilot e cominciamo a anche un po' di vertical navigation, eh? Vediamo un po' le nostre velocità, tra poco è il momento di tirare su il flap. Questo farfallio che vedete è dovuto al mio joystick che è settato un po' così per quanto riguarda la visuale dello zoom. Siamo a 2 miglia da Pisa, tiriamo un colpo di flap su. Tirati su, sì, tirati su, altro colpo di flap, molto bene, guardate 3 miglia e mezzo da Pisa, dovremmo eseguire la virata in questo momento, ultimo colpo di flap, ed eccola qui la virata per Pisa, potete vedere da fuori.
Eccolo qua. E adesso andiamo dritti al punto Beten. Stiamo eseguendo la Beten 7 Charlie. 4000 piedi in salita, salita bella repentina, i flap sono su, blocchiamo e i carrelli, posizione di blocco, voilà. Una telefonata che non doveva arrivare. Scusate, mi ha distratto anche a me. Sempre così, tu pensi di aver messo tutto a posto, in realtà non è così. Siamo a 250 nodi. Perché siamo a 250 nodi? Primo, perché siamo sotto 10.000 piedi. Quindi siamo quasi arrivati a 6.000 piedi. Quindi io direi che possiamo andare oltre i 10.000. Così. 10.000 piedi, eh? Vertical navigation, 10.000 piedi. Lo faccio col joystick che viene meglio. Molto bene, adesso vedrete come la velocità si mantiene sempre sugli 250, la velocità massima. Quando arriveremo a 10.000 piedi, che ci saremo fra poco, toglierò completamente le landing light e darò la quota di crociera, che è fly level 3108. Stiamo andando su belli belli inclinati, eh? Però sembra che l'aereo ce la faccia alla grande. Guardate anche questa ghiera che si è fermata esattamente a 259. Eccoci qua, FMC speed. Ed eccoci qua a 10.000 piedi. Bene, non facciamo altro che spegnere il landing light, taxi light, che sono queste. Possiamo togliere anche, ecco qua, così anche i nostri passeggeri possono spegnere, possono togliersi il cinturino di sicurezza. Andiamo la versione MCP, cominciamo a mettere l'altitudine di crociera, che è fly level 310. 310 vertical navigation e via andare. Adesso vedete l'aereo che comincia a salire. È inserito il climb. Diamo un attimo un'occhiata all'MCP, andiamo a vedere N1 limit, ok, climb, fa tutto lui da solo, molto bene. Andiamo poi a guardare anche la cruise com'è messa. La cruise è un po' bassa, andiamo a dargliene un po' di più, quindi cruise level punto 790. Ok, così andremo a una velocità di Mach 079, giustamente. Andiamo nelle legs, torniamo nella visione del capitano. E intanto vediamo che la SID Beten 7 Charlie è fatta. Siamo a 20 miglia da Pisa, ok, e adesso eseguiremo una virata a sinistra in direzione di Barco e poi andremo direttamente sull'isola del Giglio, famosa purtroppo per un tragico incidente nautico, ma questa, come sapete, è un'altra storia. Diamo un'occhiata all'esterno, siamo ancora in salita. Ecco, vedete questo simbolino qui? L'ho spiegato un po' male prima. Praticamente, se io adesso abbasso, allora guardate la manetta del Boeing e adesso guardate se abbasso la manetta che ho presente qui con me. Se l'abbasso,
Vedete, dice sì, tu l'hai abbassata, però la manetta, la posizione reale della manetta è più avanti. Quindi se io tiro su, non faccio altro che simulare la posizione della manetta sul Boeing così com'è nella realtà. Non so se mi sono spiegato. Praticamente la manetta simulata ha la stessa posizione della mia manetta qui con me. E adesso siamo a quota di 17.000 piedi. La velocità, come avete visto, sta aumentando, oltre neanche più di tanto. Dovremmo superare adesso la velocità di 250 nodi. Non è così, allora gli diamo un piccolo aiuto. Come si fa? Con level changer. Gli do 277 nodi, ad esempio, lui cosa fa? Si mette orizzontale, guardate qua, vertical speed, cioè il variometro si porta a 279 nodi, in realtà sta salendo lo stesso, perché siamo anche in virata. E quando arriva a 279 nodi, ritornerà a salire con tutta la tranquillità. Ecco qua. E adesso vedrete la vertical speed salire repentinamente. Quindi prima raggiunge la velocità e poi ritorna col muso a cavrare. Bene, siamo quasi al punto barco. Vi volevo fare vedere prima di staccare la prima parte il top of climb, cioè il punto di massima altezza, che lo chiamerà TC. Però ancora siamo lontani perché ci sono, a quanto pare, ancora 70 miglia al top of climb. Tanto diamo un'occhiata fuori, il tempo non è un granché. Là si vedono leggermente le coste italiane. Scusate, e noi siamo proprio qui a volare. Diamo una rapida occhiata a tutti i sistemi, dato che ci siamo. Quindi vedete che i flap sono rientrati completamente, questo ce lo dice anche l'altra spia direttamente sotto l'MCP. Andiamo sull'overhead panel, vediamo che qui abbiamo su auto, qui siamo su auto, la temperatura è buona, qui abbiamo su flight, va bene, siamo in salita anche per quanto riguarda la pressurizzazione della cabina, ovviamente qui la pressione del carburante è zero perché fondamentalmente il carburante nei serbatoi centrali non c'è. Bene, è tutto a posto. Ok, tutto spento, non ci preoccupiamo. Diamo un'occhiata qua, questo possiamo metterlo su off, volendo ci si può anche preparare per l'atterraggio, è facoltativo in questo momento. Che starnutito, voi del radar lo possiamo spegnere. Va bene, ci vediamo fra poco.